Il 2023 ha fatto segnare una nuova crescita del turismo nel nostro paese. Lo scorso anno si è chiuso con un incremento di quasi il 13% degli arrivi e dell'8,5% delle presenze. Con l'alta stagione ormai alle porte, la Borsa Internazionale del Turismo, organizzata da Fiera Milano, fa il punto sulle tendenze in Italia. Secondo i dati Istat, lo scorso anno gli arrivi sono stati 133 milioni e le presenze hanno toccato quota 447 milioni. A livello globale, il 2023 si è chiuso con 1,29 miliardi di arrivi internazionali, con una forte crescita sul 2022, quando erano stati 960 milioni. L'Europa si conferma prima destinazione mondiale. Notevole anche il dato della spesa turistica, salita a 1.700 miliardi di dollari, in linea con i valori pre-pandemia. Per quest'anno, anche se il settore deve affrontare sfide come l'overtourism e l'aumento dei costi, il quadro complessivo è positivo. L'Organizzazione Mondiale del Turismo stima per i primi tre mesi del 2024 una crescita del 19% degli arrivi internazionali, mentre secondo le rilevazioni di maggio della European Travel Commission, il 75% degli europei intende effettuare almeno un viaggio quest'estate, il 3% in più rispetto allo scorso anno.